pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti ad una nuova puntata che anche in questo caso dedichiamo ad una notizia speciale, a un artista speciale. Partiamo proprio dalla cronaca recente. Vogliamo infatti dare spazio oggi a un vecchio big della musica mondiale, non ce ne voglia, perché stiamo parlando del rock in particolare e il suo nome è Mick Jagger. Ecco che l'artista, leader indiscusso dei Rolling Stones, da 8 mesi è in vacanza in Sicilia, ma sembra non avere perso il vizio, se così possiamo chiamarlo, del rock. E infatti in questi giorni scorsi sui suoi canali social ha pubblicato un singolo con un video annesso girato dal Buon Retiro di Noto, proprio in provincia di Siracusa, intitolato Easy Sleazy, un brano condiviso, suonato, cantato a distanza con gli Stati Uniti. Infatti dall'altra sponda dell'oceano Dave Grohl, leader dei Foo Fighters, si è divertito a suonare la batteria. Il testo è dedicato al lockdown e sottolinea come è cambiata la vita dello stesso Jagger. Tra tour annullati, si legge, controllare i grafici dei contagi con la lente di ingrandimento, non avere più nulla di nuovo da indossare, mascherine, stupidi balli su TikTok, giornate su Zoom e la TV che lobotomizza. Nessuna parola specifica da parte del frontman dei Rolling Stones sulla sua nuova casa in Sicilia. Va detto invece che erano 4 anni che non pubblicava un singolo, questa volta almeno sul fronte della produzione ecco che c'è insomma un po' l'impronta della Sicilia. La canzone è stata presentata sul suo profilo Instagram con queste parole: volevo condividere questa canzone con un po' di ottimismo, spero che vi piaccia Easy Sleazy. Noi invece abbiamo scelto per questa occasione un brano che ci porta indietro di 40 anni ed esattamente al 1981, quando Jagger cantava con il suo gruppo Waiting on a Friend, perché ci sembra anche che il titolo possa in qualche modo adattarsi allo spirito di attesa che ci accompagna e accompagna anche il cantante da mesi a questa parte, fatti di tanto isolamento. Come detto, era il 1981 e questa canzone faceva parte dell'album Tattoo You. In realtà non è tra i brani più marcatamente rock della band, perché ha sonorità e ritmi molto più blandi. La registrazione iniziò alla fine del 1972 però e proseguì anche agli inizi del 1973 a Kingston in Giamaica durante le sessioni per l'album God's Head Soap con ancora Mick Taylor in formazione. Nelle note interne della compilation del 93 invece ecco che Mick Jagger scrisse: il pezzo piaceva a tutti all'epoca ma non c'era ancora un testo, e così il testo che aggiunsi è molto gentile, amabile, parla dell'amicizia tra i membri della band. Jagger ha anche affermato che nel 1981 la traccia fu pensata anche per essere accompagnata da un possibile videoclip, rendendola di fatto la prima canzone dei Rolling Stones ad essere presa in considerazione per un video dell'emergente emittente MTV. Il video, in effetti, fu girato nel luglio del 1981. Seguendo il testo della canzone, Jagger viene mostrato sulle scale dell'ingresso di un edificio mentre aspetta Keith Richards. L'edificio è al numero 9698 di St. Mark's Place a Manhattan ed è notevole perché appare anche sulla copertina dell'album Physical Graffiti dei Led Zeppelin del 1975. I due poi si incamminano lungo la strada, entrano in un bar and grill e lì li aspettano gli altri 3 membri della band bevendo un drink. Jagger canta la canzone a Richards e il video poi si conclude con il gruppo che improvvisa una sorta di concerto nel retro del locale. Le parole del testo rivelano una sorta di Jagger più maturo, parla di mettere da parte le dispute che riguardano le donne e i vizi a favore invece dell'amicizia come valore essenziale tra le persone. Oltre ad avere ritmi più rilassati, come detto, c'è da sottolineare in conclusione che compare anche il jazzista Sonny Rollins, che esegue un assolo.